nuovi la storia dei calcolatori. E oggi volevo farvi tornare un po' più indietro nel tempo per farvi partire da una macchina che secondo me è veramente molto significativa, è la Olivetti 101, programma 101. Ce n'è un esemplare qui fuori. Questa macchina, dovete immaginarla, è stata costruita all'inizio degli anni 60. In quel momento i computer erano non solo nell'immaginario, ma addirittura... Scusate, oddio. Meglio così, grazie. Mi sentite? Meglio? Ok. Dovete immaginare che a quell'epoca il computer, non solo nell'immaginario, ma anche nella realtà, erano delle enormi stanze, molto calde e rumorose, piene di pannelli. Questi pannelli avevano dentro valvole, transistor e oggetti del genere ed erano estremamente costose, ingombranti e venivano utilizzati esclusivamente da sacerdoti in camice bianco, ovvero dei tecnici, che sapevano come collegare, come scrivere, come utilizzare un'apparecchiatura che era di una complessità elevatissima. L'Olivetti, forte dell'esperienza che aveva fatto con l'ELEA 9003, che era il primo computer transistorizzato del mondo, cioè costruito solo dai transistor, questa è la macchina che c'è qui fuori. La perottina, come venne affettuosamente chiamata questa macchina, fu costruita basandosi su un'idea, doveva essere una cosa economica e semplice. Tenete conto di un piccolo fattore, l'Olivetti all'epoca aveva come prodotto di punta la Divisumma, che era una calcolatrice meccanica che faceva le quattro operazioni, che costava 39.000 lire. L'idea era, facciamo un altro oggetto che faceva la calcolatrice, ma non basata su meccanismi, ma sull'elettronica. Era un progetto che era nato morto, come idea così, perché il singolo transistor costava 1.000 lire, quindi al massimo si potevano mettere 39 transistor, che con 39 transistor non si potevano fare praticamente alcun tipo di calcolo. Quindi l'idea di Perotto era, non facciamo soltanto un oggetto che replica la funzionalità di una calcolatrice, ma facciamola qualcosa di più potente, che sia più appetibile. E venne l'idea di costruire proprio un computer. L'ELEA 9003 era un computer molto grande, molto costoso e aveva una memoria nuclei di ferrite, una memoria che era troppo costosa per l'epoca, e si decise di utilizzare una memoria diversa, una memoria che tra un po' vi faccio vedere come era fatta, ma era basata sull'idea degli anni 30 usata nei radar. Il team di Perotto, che era formato da quattro persone, quindi non erano tantissimi a lavorare, cominciarono a mettere insieme tutti i componenti, collaborarono con le varie strutture che c'erano in Olivetti per progettare e realizzare questa macchina. Riuscirono a ottenere una macchina che stava calcolando, che riusciva a essere programmata in maniera semplice. Ma venne un momento in cui la Olivetti decise di vendere la parte dei calcolatori. Questione economica, semplicemente la Olivetti non attraversava un momento florido dal punto di vista economico e decise di vendere la divisione alla General Electric. Cosa fecero Perotto e soci? Non volevano essere venduti agli americani. Allora, nottetempo, presero una matita, una penna, andarono su tutti i progetti che avevano costruito a sostituire la parola calcolatore con la parola calcolatrice. Perché? Perché calcolatore era tutto ciò che era un calcolatore doveva essere venduto alla General Electric. Così si sono salvati e sono rimasti a lavorare in Olivetti. Semplicemente con questo piccolo trucchetto che hanno fatto in una notte proprio alla garibaldina, diciamo. Tu,
tutta la macchina era costruita da componenti discreti, non c'erano ancora i circuiti integrati, o meglio, erano stati inventati da poco ed erano comunque troppo costosi. E utilizzarono una corda di pianoforte come memoria. Tra un attimo vi faccio vedere come funzionava. Non so se avete visto la macchina che c'è fuori o comunque vi ricordate la figura che c'è lì. Questa macchina ha un design molto bello e accattivante, almeno all'epoca lo era, a me piace anche adesso. Ed era stata, questo design era stato costruito, ideato da Mario Bellini, un architetto molto famoso all'epoca, che diede un impulso notevole al design delle macchine, no, dei calcolatori. Allora, qui vedete la memoria come funzionava all'epoca. Qui abbiamo un po' di logica discreta, condensatori, transistor, resistenze, cose del genere. E vedete questo filo qua? Scusate la mia imprecisione. Bene, questa era la memoria. Era una corda di pianoforte arrotolata, niente altro. Qui c'era un oggetto che emetteva un suono. In realtà non era udibile, torceva un pochino la corda. E qui invece c'era un oggetto che rilevava quel suono. Come funzionava? Se io volevo scrivere il bit a 1, per esempio, torcevo la corda in un modo. Questa torsione si propagava attraverso la corda e impiegava all'incirca 2 millisecondi per arrivare fino qua. Fino a... aspettate se ti riesco. Fino a qui. D'accordo? Questa leggeva, trasmetteva elettricamente informazione a questo pezzo qui che la ripeteva e quindi in questo modo riuscivo a memorizzare un bit, d'accordo? Se c'era un 1 lo torcevo in un modo, o 0 lo torcevo nell'altro e riuscivo a memorizzare un bit, ma in questi 2 millisecondi che impiegava a fare il giro potevo continuare a scrivere altri bit uno dopo l'altro. Ebbene, in questo modo io riuscivo a memorizzare qui circa 2 kilobyte di dati. Continuando a emettere 0 e 1, gira a sinistra, gira a destra, gira a sinistra, gira a destra, così via, mentre si propagavano in questo corda di pianoforte, riuscivo a stipare le informazioni che poi sarebbero servite per eseguire tutti i programmi. Quest'idea qua viene dagli anni 30 per un componente di un radar di quell'epoca. Olivetti, programma 101, fu presentata per la prima volta all'Expo di New York del 1965. Immaginate una stanza un po' più piccola di questa, in cui le varie aziende presentavano i loro prodotti di punta. La Olivetti decise di portare il suo ultimo ritrovato, che era una calcolatrice meccanica. Però si portò dietro anche altri oggetti. Tra questi, in un angolino, c'era la programma 101. La programma 101, arrivato il momento di fare la presentazione, la misero sul tavolo e dissero: adesso vi faccio vedere questo computer della Olivetti e vi faccio fare un calcolo di questo tipo. Faccio calcolare l'orbita di un satellite. Stiamo parlando dell'epoca in cui l'uomo per la prima volta voleva andare sulla Luna. E quindi sapere che un calcolo così complicato come calcolare l'orbita di un satellite poteva essere fatto da una macchina che stava su un tavolo era qualcosa che nell'idea dei presentatori era molto vincente. Successe questo. Inserirono il programma dentro questa macchina, chiesero alle persone di fornire la velocità, l'altezza, insomma i dati per iniziare, premettere il tasto invio, inizia a lavorare, qualche secondo dopo, 3-4 secondi dopo, la stampantina cominciò a produrre i risultati, cioè la traccia dell'orbita di un satellite. Da prima increduli, le persone si alzarono in piedi e applaudirono. Erano entusiasti di questa cosa, non credevano che fosse possibile, pensavano addirittura che questo fosse semplicemente una sorta di telescrivente attaccata al vero computer, che nella loro testolina era grande come questa stanza.
Invece no, era una cosa che stava su una scrivania. Questa cosa, dell'unica presentazione che doveva esserci, visto il successo, i promotori accantonarono l'idea di presentare la Divisumma, non la Divisumma, le altre calcolatrici che stavano presentando, e cominciarono a programmare la presentazione di questa macchina 7-8 volte al giorno per tutta la durata dell'Expo, e c'era la fila fuori per quante persone volevano vedere questo che era un miracolo. Questo successo non si fermò all'Expo, cominciò a essere prodotta industrialmente e venduta principalmente negli Stati Uniti questa macchina. Vi faccio vedere questo che era uno spot televisivo dell'epoca che fa vedere che possiamo comprare anche noi un computer portatile. Come vedete, l'idea della piscina risale addirittura a 50 e passa anni fa. Anche in questo caso la programma 101 è stata usata da una segretaria che ovviamente, come tutte le segretarie, lavora in piscina. No? Inserisce i dati, qui c'è ovviamente una simulazione di quello che succede, ma allora la programma 101 poteva essere usata come una calcolatrice, non era un problema, ma la cosa potente era che poteva essere usata come un computer. Era possibile memorizzare programmi fino a 120 istruzioni, che sembrano relativamente poche, nel settore dei programmi adesso, ma già con quello si possono realizzare tantissimi algoritmi utili. Immaginate questo, una persona vuole un mutuo, entra in una banca e dice vorrei il mutuo, mi fai il piano di ammortamento. Prima dell'era della programma 101, certo non si preoccupi, torni tra due settimane e glielo do, perché doveva mettersi lì a mano con la calcolatrice meccanica a farsi tutti i calcoli. Invece, così, cosa succede? Certo, quanto lo vuole far durare? Qual è il tasto? E altre informazioni? Clic e viene fuori il foglietto col piano di ammortamento. Immaginate l'impatto che c'era di innovazione che ha portato questo oggetto. E questo oggetto, scusate un attimo, fu talmente buono che una piccola azienda che si chiama Hewlett Packard decise di copiarlo e costruì questa, che è l'HP9100A del 68. Era basata sulle stesse idee della programma 101. Era talmente basata sulle stesse idee che quando vi fu la causa tra la Olivetti e l'HP, l'HP perse e diede come risarcimento $1 milione alla Olivetti per aver copiato le sue idee. Tenete conto che Perotto, l'ingegnere, vendette a $1 il brevetto della programma 101 alla Olivetti. Ma solo per questo, immaginate che buon investimento è stato per la Olivetti. Quali erano gli usi principali? Due ve li ho raccontati, è stata usata anche per dalle compagnie petrolifere perché dovevano fare dei calcoli geologici essenzialmente per capire dove erano il petrolio da estrarre. Anche altri, ebbe anche altri usi meno nobili, diciamo, perché venne caricata sui B-52 per calcolare quando lanciare le bombe. Che non è molto simpatico, però questo diede un certo vantaggio agli americani, perché avendo a disposizione un computer che sta su una scrivania, o meglio, che stava su un aereo di questo tipo, e poter lanciare le bombe sul nemico con precisione permetteva di essere più efficienti. Venne utilizzata anche una sua variante, la P-102, che era essenzialmente una programma 101 con un connettore particolare per attaccare ai sommergibili britannici, e ne quindi utilizzata anche per quello, ma venne usata anche da una piccola azienda, o meglio da una società che si chiama NASA, perché dovete immaginare questo, si stava andando sulla Luna, ingegneri e scienziati dovevano calcolare chissà quante equazioni per ottenere i risultati che erano necessari per costruire un'astronave. C'erano i computer della NASA, non mi si prende, c'erano i computer migliori dell'epoca, però erano basati su un'idea. Io preparo il mio programma,
lo metto su un foglio di carta, poi quando avrà il mio turno, questo foglio di carta opportunamente codificato verrà messo dentro il sistema che mi darà il risultato. Poteva voler dire due giorni, due settimane, minimo comunque qualche ora per ottenere un risultato che magari era hai sbagliato perché questa istruzione non è valida. Dal programma 101 ne vengono comprate alcune migliaia per i dipendenti della NASA, furono fisse sulle scrivanie degli ingegneri e scienziati che utilizzavano per effettuare tutti i calcoli che hanno permesso di costruire l'Apollo. Vorrei parlarvi, proprio perché è il 1969, sono passati 50 anni, 1969 è oltre a essere l'anniversario della morte di Leonardo, oltre a essere l'anno in cui è andato l'uomo sulla Luna, è anche l'anno in cui è nato Internet. Ne avete sentito parlare di Internet forse? Perché tra due giorni, il 29 ottobre, ricorre l'anniversario della prima trasmissione tra due computer, che era una parola, che era login, che tra due computer posti a 530 km di distanza. La trasmissione durò soltanto due lettere, L-O, poi la rete collassò. Però comunque quello è stato il momento in cui è nata Internet. Adesso sono più affidabili le connessioni. Parliamo del GC, Apollo Guidance Computer. Bene, questa macchina è stata denominata il quarto membro dell'equipaggio. L'equipaggio dell'Apollo era composto da tre persone e un computer. Il computer era fondamentale. E io vi parlo di questo computer perché fu il primo computer real time. Prima di questo computer il paradigma era questo, e la programma 101 rispettava assolutamente questo paradigma. Inserisco i dati, premo invio, aspetto l'elaborazione e poi ottengo il risultato. Questo tipo di elaborazione non era accettabile per l'Apollo. L'Apollo era una macchina estremamente complessa e doveva tenere conto in tempo reale di tutta una serie di fattori: la pressione del carburante, la temperatura, la velocità di rotazione e tutte le altre mille variabili che ci sono in un'astronave. Questa cosa non poteva essere fatta dalle persone, da una persona. Non si poteva semplicemente monitorare tutto perché non c'era il tempo materiale. Allora l'idea era di affidare questa cosa a un computer. La GC venne prodotto proprio per, come primo computer in real time, prelevava le informazioni dai vari sistemi e utilizzando i suoi algoritmi decideva quali erano le azioni da intraprendere: accendere di qua, fare il calcolo di là, spegnere questo e così via. Questo computer fu ideato, progettato nel 1961-62. E l'idea era, ok, vi do le specifiche, per favore me lo costruite. Le specifiche erano: costruitelo leggero e affidabile, oltre che con una potenza di calcolo necessaria. Quanto era grande lo spazio disponibile? Più o meno così. Visto che i computer dell'epoca erano grandi come questa stanza, vi immaginate che cominciarono a dire gli ingegneri, c'è qualche problema. Cercavano di capire qual era la memoria necessaria. La memoria necessaria era di due ordini di grandezza quella possibile. E quindi dissero, beh no, non ce la facciamo, non è possibile. Per fortuna l'evoluzione tecnologica e qualche piccola truffa. Se volete entrare fate pure. Qualche piccola truffa sulle specifiche funzionò, nel senso la truffa sulle specifiche io non vi dico qual è la specifica che vi dico, ma in realtà non quella vera, quella che voi vi aspettate che potete risolvere. La memoria non è tanta, poca, la velocità non è tanta, non è poca, lo spazio che avete è tanto, non vi preoccupate. E poi pian piano cominciarono a cambiare le specifiche e a farle diventare quelle vere, ma intanto le persone hanno cominciato a lavorare, fare ricerca, e hanno ottenuto quello che è il computer che poi ha portato l'uomo sulla Luna. Il team era di 2000 persone, cioè 2000 persone tra software e hardware lavorarono su questo oggetto.
era composto da 2800 circuiti integrati. Tenete conto che il primo circuito integrato è stato inventato nel 1959. No, allora, è stato inventato prima, però il primo circuito integrato che è stato messo in commercio era nel 1959 e ne furono necessari per ogni AGC 2800. Ne furono costruiti parecchi, due per ogni Apollo, perché c'era sul modulo di comando e sul modulo lunare c'era una copia di questo computer, poi i simulatori a terra e tanti altri. 2800 integrati per ogni singolo computer corrispondeva al 60% della produzione dei circuiti integrati dell'epoca. Quindi qua più di uno su due andava alla NASA di circuiti integrati. Adesso noi non ci rendiamo conto di quanto è importante, ma la memoria fu per moltissimi anni il collo di bottiglia dei calcolatori. Avere tanta memoria era una cosa fondamentale. Come hanno pensato di realizzare la memoria per l'Apollo? Doveva resistere alle radiazioni e doveva essere molto affidabile. E decisero di utilizzare una tecnologia che si chiama ad anelli di ferrite. Cioè erano degli anellini molto molto piccoli, ognuno di questi aveva fino a 16 fili che lo avvolgevano. Utilizzando la corrente elettrica che passava da questi fili si poteva memorizzare un 1-1-0. Questa era la RAM. I programmi, cioè la parte che in realtà non doveva essere modificata, ma doveva conteneva le istruzioni da eseguire, invece fu codificata utilizzando il variable wrap, che è un'altra tecnica. Adesso poi vi faccio vedere una figura che vi rappresenta bene cosa intendo. Ogni esemplare dell'Apollo costò circa 5 milioni di dollari dell'epoca, che erano veramente un sacco di soldi. Vi racconto due piccoli aneddoti sull'Apollo, sulla GC, come sono stati risolti. Immaginate questo, stiamo per atterrare sulla Luna per la prima volta. Siamo lì con una tensione molto alta, perché non solo quelli della NASA, non solo la tua famiglia, ma tutto il mondo sta per assistere a un momento storico. E voi siete lì e il computer comincia a dirvi, errore 1201. Voi guardate e, nonostante i vostri anni di addestramento, non riuscite a ricordare cosa vuol dire errore 1201. Continuamente veniva fuori 1201, 1201. Il pilota, Neil Armstrong, disse, Terra, datemi una lettura sul 1201, cosa vuol dire? Nessuno aveva sentito parlare di questo errore. Il codice errore 1201, che cosa voleva dire? I tecnici del MIT e comunque quelli che avevano progettato hanno cominciato a guardare tutti gli stati. Gli stati erano tutti insieme, gli stati dei programmi stampati, pesavano circa una tonnellata di carta, per dire quanti erano. Okay? Cominciarono a guardare. Il responsabile del software, che era un ragazzo di 26 anni, disse, non vi preoccupate, potete andare avanti. Il 1201 era un errore che stava a indicare che il computer era sovraccarico. Cioè stava facendo tanti calcoli e quindi alcuni task a bassa priorità non venivano eseguiti. Per esempio il pannello che aggiornava la velocità non veniva aggiornato una volta al secondo ma una volta ogni 2 secondi. Oppure il controllo della quantità di carburante non avveniva ogni decimo di secondo ma una volta ogni mezzo secondo. Cioè abbassavano la priorità a task più limitati, però questo qui è un errore che non si era mai verificato in fase di addestramento. Tranquillizzati da questo, arrivò il nuovo errore, 1202. Cos'è? Questa volta erano preparati, o meglio, avevano già listati fuori, cominciarono a guardare e trovarono l'errore 1202. Era lo stesso tipo d'errore, era solo un pochino più grave, cioè era ancora più sovraccarico. Quindi altri task erano ancora più a basso livello. Tranquillizzati da questo, riuscirono ad atterrare con successo sulla Luna. Questo sta a dimostrare la bontà di quel sistema, secondo me, perché nonostante ci fosse un errore, si riuscì comunque a portare a termine l'obiettivo che si era arrivato. L'AGC fu anche
l'oggetto del primo hacker della storia. Gli hacker ovviamente adesso sono parte della nostra cultura di massa, ma il primo hacker fu un tecnico del MIT che lavorava sulla GC. Questa volta stavamo parlando della TARS, l'Apollo 14 stava per atterrare sulla Luna. Le astronavi in orbita si erano già staccate. E cosa era successo? Che sull'Antares, il modulo che stava per atterrare, c'era una lucina che ogni tanto si accendeva, che questa lucina portava una parola che era inquietante: aborto. Voleva dire torniamo a casa, se quella cosa si attiva si va a casa. In quel momento l'AGC non stava facendo girare il programma che verificava quella lucina, quell'interruttore, quindi non c'era un pericolo immediato. Però appena sarebbe cominciata la fase di discesa, immediatamente, se quella lucina si fosse accesa, si sarebbe tornati a casa. Bisogna capire che cos'era. L'hanno subito capito, era un pezzo di saldatura che si era staccato e che faceva contatto col pulsante, quindi simulava il fatto che qualcuno aveva premuto il pulsante per tornare a casa. Il programma della GC era letteralmente cablato nella GC, non era un pezzo che poteva essere riscritto al volo. Nonostante questo, utilizzando dei bug che erano rimasti insoluti, riuscirono a girare questa cosa qui utilizzando una manovra manuale che avevano provato una sola volta in un simulatore. Riuscirono a, il pilota comunque era estremamente esperto, Mitchell, e riuscì a superare quella fase manualmente, la fase di in cui era necessario il programma che monitorava quel componente, e riuscivano quindi a portarsi a casa. Però è stato veramente anche quello un momento di tensione considerevole, risolto perché? Perché c'erano dei bug del software. Le signorine erano quelle che facevano passare i fili negli anelli? Sì, adesso te le faccio vedere. Le lezioni imparate da questa esperienza furono, per chi lavora in informatica sono note, però furono imparate per la prima volta in quel momento, che è necessario fare l'analisi, raccogliere i requisiti, testare, pianificare e documentare. Cose che all'epoca non si pensava che fosse così. Tenete conto che gli ingegneri dell'epoca erano abituati a costruire ponti, astronavi, aerei, d'accordo? Del software, ma sì. Certo, sono due cosette da scrivere lì, non è che importante, no. Era invece la cosa cruciale di un computer, se ne reso conto veramente in questa occasione. In questa figura voi vedete una signorina con i capelli bianchi che sta lavorando alla scrittura di un programma, cioè la GC, che aveva dentro questi pezzi qua, che erano la memoria, questi anellini, che immaginate degli anelli col diametro di circa un millimetro. In uno di questi anelli, come le sarte fanno adesso con i bottoni, dovevano essere inseriti dei fili di rame che codificavano l'informazione. C'erano circa 16.000 di questi anelli da avvolgere. E queste signorine qui si misero per ogni computer a costruire il programma. In altri termini, cosa succedeva? Che i programmatori scrivevano su un simulatore del computer il loro programma, lo stampavano, lo facevano arrivare a queste signorine che effettivamente costruivano l'hardware. Quindi era una ROM. Era una ROM, assolutamente una ROM. Un'altra macchina di cui voglio parlarvi è stata costruita da Ovner, che era uno svedese. Questo oggetto qua, adesso vado un po' più veloce, scusatemi, era un operaio che lavorava in una fabbrica di calcolatrici e venne un'idea. All'epoca tutte le calcolatrici erano basate su un componente che si chiama cilindro di Leibniz, il mio collega poi vi racconterà bene in questo dettaglio. Ovner ebbe l'idea di costruire un oggetto che è funzionalmente identico ma molto più compatto. Riuscì a trovare il modo per rendere le calcolatrici 10 volte meno costose. Grazie a questa idea cosa fece? Cominciò a costruire da parte sua delle calcolatrici meccaniche. Ci vollero ben 19 anni di ricerca per farlo.
però dall'epoca, per 19 anni, dopo questi 19 anni, il successo durò fino al 1970, quindi fino a un'epoca relativamente recente. Per darvi un ordine di grandezza, le Hotner che vennero costruite furono solo nel 1969 ben 300.000. Praticamente su ogni scrivania, o quasi, c'erano le Hotner come sistemi di calcolo. Nel 1970 cosa successe? Che la Busicom, che era una ditta giapponese che aveva i diritti della Hotner per la produzione sul mercato giapponese, chiese a una piccola azienda americana che si chiamava Intel di progettare un sistema elettronico per simulare la Hotner. Durante il lavoro di ricerca commissionò, venne creato il 4004, che era un circuito integrato che è riconosciuto da tutti come il primo microprocessore. In altri termini, grazie a questo lavoro noi abbiamo in tasca adesso uno dei componenti più versatili e più utili che siano mai stati inventati. Qui vedete la Hotner, una delle tante versioni che furono costruite. Con questo oggetto si potevano fare somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e radici quadrate. E se eri veramente in gamba, anche il logaritmo. Perché dico in gamba? Perché fare somme e sottrazioni era veramente molto semplice e diretto. Le moltiplicazioni e divisioni bisognava fare un po' di operazioni in più, ma ci si riusciva abbastanza con una mezz'oretta di addestramento, diciamo. Il logaritmo invece richiedeva un paio di giorni di studio intenso. Però si potevano fare addirittura queste cose. Lascio la parola al... qui vedete il meccanismo interno.